fuga perché si vedono anche gli aerei. Qua vicino c'è pure l'aeroporto. E nulla, tra un po' siamo quasi arrivati, che tra un po' attracchiamo, ora si sta tutto girando. Lì. Spero sentiate perché poi c'è un po' di caos. Nulla. Comunque, siamo un po' due Comunque c'è ghiaccioline. stato un freddo che non immaginate. Sì, dopo in macchina So vi che sembriamo le raccontiamo. Befane, però In macchina vi raccontiamo cioè, a meglio una di certa comunque. siamo dovuti scappare via dagli sdrai qua perché c'era un vento Allora fortissimo. contiamo ora. Sì, dai, tanto abbiamo tempo. Allora, praticamente, dovevamo dormire qui. Però è la prima volta che veniamo in traghetto, non sapevamo che serviva anche una coperta oltre che una Quindi io stavo felpa. congelando, lui non ammette, ma vabbè. E a me no, dopo tu l'avevi detto per la questione della coperta, giusto? Che ero andata a chiedere. Sì, l'avevo detto. Ah, ok. E quindi niente, stavo veramente congelando. Stavo congelando e alla fine l'ho convinto e siamo entrati dentro e abbiamo dormito tipo. Come si chiama? Un lounge? Dormicchiato. Dormicchiato in una sorta di lounge Sì, dove di un si. Di un bar. bar, vabbè. Un Tra bar due. grande dove facevano anche Sì. tipo spettacoli, no? Siamo messi due sedie, tipo due poltroncine, tipo a letto e ci siamo tipo Che il mio messi. pensiero era, se veniamo via da questi sdrai qui, dove andiamo a dormire? Esatto. Però alla fine abbiamo trovato questi due posti, questi quattro divanetti, ce li siamo messi tipo a lettino e abbiamo dormicchiato, insomma. Allora, andiamo in fondo ora, fai vedere. Ah, mo si gira Ah, da di là. GNV quella lì. Sì, andiamo giù. Deve arrivare di sedere. Quindi ci siamo un po' svegliati un paio d'ore e ora siamo qua. Che tra un po' scendiamo. La cena costava 24 euro e poi c'era il self-service che costava leggermente meno, forse 12-15, mentre per la colazione c'è quella self-service che costa 6,50 euro, che hai una brioche, un caffè o un cappuccino e una spremuta d'arancia, o c'è il bar normale che un cornetto alla Nutella costa 2,90 euro. Eccoci in macchina, non si vede. Comunque sono le ore 8 meno 10. Io Ah beh, dai. Pensavo peggio. cercavo da fare la plin plin per uscire, però i bagni sono orribili, orribili veramente. Diciamo che le pulizie in questo traghetto scarseggiano un po' tanto. No, non ci sono, per i bagni non ci sono. Ci sono, non volevo essere cattiva, Anche ci sono. perché il traghetto l'abbiamo preso dopo che sono sbarcati altri, quindi. Comunque, vabbè, adesso noi andiamo a fare la colazione, quindi penso che la farò al bar dopo. Tanto ne abbiamo già selezionati un paio di Comunque siamo in bar. fila nel garage 7 in attesa di Che il scendere. primo mi sa che sto andiamo, quello Sì, che ti è piaciuto di questo più. è. Sì. Allora dopo metto sul telefono. Comunque, per far scendere le persone, ragazzi, mamma mia, la gente non ce la fa proprio. È Cioè, proprio ci sono rintontita. tutti i cartelli, noi siamo al 7, c'era gente che ha fatto tipo tre giri perché non riusciva a capire dove era il loro garage, perché tipo erano al secondo o al terzo, ma una roba, cioè gente che gira, 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 gira. Poi magari tu chiedi alle persone, a chi lavora qua, e ti rispondono pure male. Però vabbè, non ce ne abbiamo messo nemmeno tanto, perché comunque sono le 8 meno 10, quindi alle Siamo arrivati alle 7. sette e mezza. 7:30 siamo arrivati, il tempo che hanno attaccato la nave, tutto ogni cosa. Quindi adesso bisogna solo capire come si scende. Bene, quindi ci aggiorniamo una volta scesi. Allora, stiamo uscendo. Vedere dove eravamo. Eravamo lì, però sta facendo uscire tutti quanti insieme No, il bello è che abbiamo praticamente. dovuto fare
quelle una a una devono fare retromarcia, sì, far manovra e scendere dalla stessa rampa che siamo saliti. Perché ci sono tutte le macchine che stanno uscendo, tutte quante, tutte. Non lo so se è una questione che sono in ritardo e quindi devono muoversi di conseguenza. No, probabilmente questi vengono in qua e noi veniamo indietro, per sbrigarsi. Perché secondo me in fondo non fa neanche il giro. Comunque, dai, non è stato nemmeno difficile uscire, dai, è andata abbastanza bene. Una posizione buona. Sì, sì, sì. Però guarda quante macchine che ci sono. Adesso si capisce qualcosa. Comunque, stiamo uscendo alle 8:20, quindi siamo stati fermi in macchina 20 minuti più o meno. Però c'è un po' un ingorgo, c'è un po' un incastro. Vai. Vai tutta. Allora sono tre piani. Sì. Ah. E questo è il ponte 5. Guarda, c'è ancora qua gente che deve uscire. E giù il ponte 3, capito? Ah, ok. Io intanto... Cos'è? Falla piano perché... No, no, è andata bene la discesa, pensavo peggio. Sì. Perché, cioè, la questione è che c'è gente persa, la questione è questa, io non so come sia possibile. Cioè, per dire, continuo... quello lì, quello di quella macchina lì, dov'è? Magari è lui che stanno cercando, no? Che dici? Forse è lui? Perché vedete lì c'è una macchina ferma. Cioè l'ultima entrata. Si vede che sta bene su. O magari è in bagno, che ne si sa. Quanto disse? 10 minuti. È bello da rosso perché ci siamo tutti nudi, dobbiamo uscire. Siamo in... Ancora no. Come no? Quando tocchiamo l'asfalto. Quindi non abbiamo ancora detto esattamente dove siamo. No, lo diremo. Appena tocchiamo l'asfalto. Oh, si muove tutto. Noi dobbiamo andare giù dritto. O comunque... Dove ci dicono loro. Oh. Sembra più leggiadra di quella di... Ma insomma, fai attenzione, lo stesso. Ok. Abbiamo toccato. No. L'asfalto. Quindi, siamo ufficialmente a in... Dolbia. A Dolbia, siamo venuti in Sardegna. Chi l'avrebbe mai detto? Via, terra sarda. Eccoci. Ora sì. Allora, ora dimmi il piano qual è, devo arrivare nella rotonda. Sì, anche se sei... Dritto. Anche se il navigatore dice che non siamo sbarcati solo noi, sono sbarcati anche quelli di Moby. Anche se per il navigatore tu sei in mezzo al mare. Che bello. Ma comunque... Va bene, quindi raggiungiamo il bar e vi facciamo vedere che colazione facciamo.
ufficialmente arrivati ad Alghero. Mancano 5 minuti, arriviamo alla, penso alla via dell'appartamento, sì, comunque. No, arriviamo all'appartamento. Ah, ok. Comunque, noi siamo innamorati, cioè, ci piace molto molto molto, anche se il paesaggio era, come avete visto, nulla totale, però era fatto troppo bello, troppo bello. E già l'ingresso di Alghero ha già, cioè, guarda qua, che gli vuoi dire? Nulla. E niente, comunque, se abbiamo visto che ci sono un po' di supermercati che non ci possono interessare, come un MD, Eurospin. 1 chilometro alla rotonda, prendi la seconda uscita su via Vittorio Emanuele II. Ok, e di fianco a noi c'è una Lidl, quindi, dato che dobbiamo prendere due robe, davvero due robe in croce, andremo in questi posti qua. Sì, una volta qua che ci danno, perché l'appartamento ce lo danno alle 3. Sì. Però quando arriviamo gli scriviamo che siamo arrivati, così magari ci incontriamo prima per fare il check-in. Adesso vediamo come fare, visto che è bella. Sì, no, sono proprio tutte delle belle villettine. E dopodiché, quando ci danno l'appartamento, andiamo a prendere giusto due cose fresche e le mettiamo subito in frigo. Sì. Per il resto sarà da sistemare un attimo l'appartamento, riposarci un po', e dopo magari verso le 6 andare lì dalla spiaggia a vedere, diciamo, col tramonto, e dopo procedere verso la nostra cena romantica per il suo compleanno. Perché la cosa divertente è che non ci ricordiamo anche che l'abbiamo prenotato, se era alle 8. Possiamo anche chiamare e chiedergli a che ora abbiamo prenotato per noi. Perché io mi ricordo tipo alle 8 e mezza, perché gli ho detto con lui, così dopo abbiamo tutto il tempo, sì, di non mangiare. Penso alle 9, 9 e mezza. No, no. 8 e mezza. O era alle 8 o alle 8 e mezza. Vabbè, magari dopo sì. Se mi sono una corsia sbagliata, però, perché qua si gira. Dove di. Devi andare dritto. Amico del corazon. Grazie, grazie, grazie. Quindi adesso arriviamo, gli do una mano a lui e ci aggiorniamo dopo. Allora, siamo arrivati, siamo andati a vedere l'appartamento, non al parcheggio davanti, cioè ha dei parcheggi ma erano tutti occupati, ne abbiamo trovato uno a poco distante, 2 minuti a piedi, e a 5 minuti a piedi dal nostro appartamento abbiamo praticamente questo, cioè porto, poi spiaggia, che questo è giusto un pezzettino dove, diciamo, è l'entrata dei gommoni, infatti non c'è gente, mentre la spiaggia, quella dove si può mettere ombrellone e tutto, sta di là, e questo è, diciamo, il lungomare. Vedete che stanno entrando barche perché vanno al porto, e là c'è tutto il centro storico con anche i muraglioni, però molto molto bello, temperatura ideale. E per il momento tutto ok, alle 3 ci daranno l'appartamento, quindi per ora continuiamo a stare qui. Cioè, guardate che bello che è, cioè è una meraviglia. Abbiamo tutto circonnavigato la zona del porto, e ora siamo qui dove ci stanno i muraglioni vecchi, che ora cercheremo di salire da là per arrivare su quella torretta dove ci sono quelle persone lì. Però molto 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 bello. Qui c'è anche l'altra entrata dove c'è il centro storico con tutti i negozi. Allora, siamo nel centro, bellissimo, e c'è questo negozio di corallo, corallo vero, come potete vedere, ed è, vende di tutto, collane, braccialetti, orecchini, molto molto bello. E poi ci stiamo andando verso di qua, che c'è tipo il municipio, è forse. È vero che avevi Corazza di Santa Maria, vedi che ah, aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Le vie, sì, sono in italiano e sono in spagnolo. Esatto, vedi pure lì, Carriero del Rosario. Vedete? Sono in due lingue. Sì, è stata tipo, non so se colonizzata, comunque c'è stato un passaggio degli spagnoli, e quindi Alghero è rimasta un po' spagnola. Quindi noi continuiamo per questa via, è pieno di vie, anche qui altro corallo, tutto molto bello. C'è anche il museo del corallo pure. Ok. Da visitare, però. Bello, bello, bello. Eccola, è già nel suo habitat naturale, a cercare roba, bella, molto bella. Comunque, vedete, fanno tutta la roba col sughero, bellissima, ma proprio sughero. Comunque il centro è enorme, abbiamo visto, c'è tutta questa via e anche tutta quell'altra, e stiamo cercando anche dove andare a mangiare per mezzogiorno, perché... Eh?
Vediamo, ci sono tante cose, dobbiamo ancora fare il giro di tutto. Anche le calamite col sughero, belle belle belle. Allora, guardate dove siamo arrivati. È qualcosa di magnifico. Siamo praticamente sul muraglione e questa è la vista che abbiamo. Dove lì c'è anche quella vecchia catapulta. E poi di là si arriva con la torre che vi faccio vedere da sotto. E là in fondo c'è un altro pezzo di Sardegna, di tutta una costa dove probabilmente ci sono anche delle calette dove c'è la spiaggia. Però è veramente stratosferico. Allora amici, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace e soprattutto non perdetevi i prossimi video, perché come vedete, anche dall'eco che si sente, siamo nella casina di Alghero, quindi il prossimo video vi faremo vedere, che comincerò a registrare ora, la casina sarebbe il long tour, ecco, della vacanza, va bene? Quindi alla prossima!